l'articolo 27 in Commissione avevamo già fatto presente la criticità e l'assurdità di questo articolo, perché essenzialmente è un articolo toppa che cerca di fermare le polemiche che in questi giorni giustamente percorrono diversi territori della nostra regione. Perché? Perché qui andiamo a parlare di comuni che avranno futuri permessi di ricerca, scusate, permessi di coltivazione. Perché? Perché ad oggi sulla nostra regione ci sono tanti permessi di ricerca che sono stati sbloccati da questa giunta, permessi di ricerca che erano stati fermati in via precauzionale e che invece dal 2015 al 2016 sono stati tutti sbloccati. Attualmente, e così vengo incontro anche a alcuni dubbi che giustamente poneva la consigliera Prodi, ci sono 31 permessi di ricerca che riguardano 6.000 km quadrati. Ad oggi invece abbiamo concessioni di coltivazione 36 per circa 1.700-1.800 km quadrati. Questo vuol dire che abbiamo aperto la nostra regione a tanti permessi di ricerca che prima o poi, e ce lo conferma questo articolo, potrebbero e diventeranno permessi di coltivazione. Tutto questo va contro l'interesse dei nostri territori, perché abbiamo sempre ribadito la vocazione di quei territori è turistica ed agricola, mentre voi la volete fare diventare estrattiva e non è la vocazione che hanno i nostri territori. Tanto che tutto questo va in contrasto con quello che dicono le norme europee, che dicono gli indirizzi europei che noi oggi vogliamo qui richiamare, e tutto in contrasto con quello che dice anche il nostro piano energetico regionale. Bene, questo articolo serve solo a dire ai comuni: tranquilli, non vi preoccupate, se i cittadini protestano, ditegli che comunque, se per caso e probabilmente arriverà una concessione di coltivazione, qualche soldino in più arriverà. Benissimo, qualche soldino in più è una carità pelosa di qualche spicciolo che arriverà su quei territori. Io spero che non arrivi, perché io spero che quelle concessioni di ricerca non si trasformino mai in concessioni di coltivazione, nonostante l'assessore Costi spesso ci rassicuri dicendo: non vi preoccupate, perché quella concessione di ricerca, prima che si trasformi in concessione di coltivazione, dovrà passare le forche caudine di un'altra via. Io purtroppo mi preoccupo, perché poi invece purtroppo la via serve a poco se non infilare dentro qualche prescrizione, ma poi lo Stato, che si è avvocato a sé queste decisioni, poi darà sicuramente l'assenso. Quindi siamo assolutamente contrari a questo articolo. Tra l'altro è ingiusto, come dicevano già altri consiglieri, rispetto ai comuni che già hanno le concessioni di coltivazione. Quindi noi almeno proponiamo in via prioritaria lo stralcio dell'articolo, almeno diciamo però di non creare un'ingiustizia nei confronti dei comuni che hanno già la coltivazione, e che quindi questo articolo si applichi dal 2018 per esigenze di bilancio anche ai comuni che già hanno coltivazioni. Fra l'altro questo 30% agisce sul 55% della regione, quindi alla fine si trasforma circa in un 16%. I comuni prendono il 12%, essenzialmente li andiamo a raddoppiare sempre tanto, ma in realtà ci sono dei comuni che prendono veramente degli spiccioli, 500 euro, 1000 euro, quindi veramente è un titolo per fare titolo, ma in realtà è una mancetta. L'altro aspetto che noi chiediamo di inserire invece su questo articolo è quello di rendere concreto quello che diciamo nel piano energetico regionale. Noi vogliamo andare verso le risorse rinnovabili e abbandonare progressivamente le fonti fossili, compreso il gas, che qualcuno dei consiglieri di questa assemblea si ostina a chiamare oro blu. L'oro blu è l'acqua, non è il gas. Qui c'è qualcuno che cerca di venderci anche queste baggianate qui, tanto che fra l'altro fa il relatore proprio su questo articolo. E torno alla proposta di emendamento che facciamo, è che in coerenza col piano energetico regionale non diamo più l'assenso a nuove concessioni di coltivazione, perché nelle delibere e di ricerca, perché nelle delibere che vengono emesse da questa giunta viene scritto che quando si dà l'assenso a un nuovo permesso di ricerca questo è compatibile col piano energetico regionale. No, è incompatibile col piano energetico regionale. Grazie.